ogni settore, in ogni specializzazione dell'ingegno umano, esistono quelli che si attengono alle regole e le applicano in modo perfetto e quelli che si creano un proprio stile. I Mozart e i Salieri, i Mondrian e i Picasso. E bisogna dire che questo fantastico pilota apparteneva alla seconda categoria, a quelli che si erano creati uno stile personale, andando a cercare i limiti e sorpassandoli ogni volta. Questo ha fatto sì che fosse amato come se avesse vinto 5 o 6 titoli mondiali invece di uno solo. Ma era proprio questa sua generosità nei confronti di chi lo andava a seguire che ha fatto di lui uno dei pochi talenti che ha oltrepassato i confini del realismo e che è diventato un talento universale dello sport. Mille sfaccettature di un grande campione, un pilota dal carattere unico. McCree è nato forse nell'epoca sbagliata, un pilota adatto più al realismo delle origini, agli anni delle Gruppo B, vetture queste che lo affascinavano tantissimo. Colin McCree, what do you think about this legend, three legend Italian style, Delta o 37 and Stratos? What do you prefer? I think all. Unfortunately for me, I never got the opportunity to drive these cars, but you know it would have been nice to drive them for sure. I mean it's the most powerful rally cars they ever made. Ma torniamo alla storia di McCree, a quell'inizio di carriera che ha significato molto, se non tutto, per lui e per la sua squadra. È il 1993, la prima vera stagione nel campionato del mondo per Colin, ed arriva subito la prima vittoria al Rally di Nuova Zelanda. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. L'anno successivo, a bordo della nuova arma di casa Subaru, quella Impreza che sarà per sempre la sua macchina, vince nuovamente in Nuova Zelanda alla RAC, fino al titolo mondiale che conquisterà nel 1995. L'amore con i blu della casa delle Pleiadi dura per ancora 3 stagioni. Alla fine saranno 8 gli anni passati alla corte di David Richard e 16 i successi mondiali. It was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Dal 1999 McCree sarà un pilota della Ford. Con la casa dall'ovale blu non arrivano però i risultati sperati. Nella prima stagione a bordo della neonata Focus WRC arriva solo il 6° posto nel campionato del mondo, nonostante le 2 vittorie al Safari e in Portogallo. Nel 2000 si riforma poi la coppia con il compagno nemico Carlos Sainz, con il quale aveva già condiviso la squadra ai tempi della Subaru. I due resteranno in Ford fino al termine della stagione 2002, non riuscendo però a portare la squadra alla vittoria in campionato. Per Colin arriverà però l'ultima vittoria in un mondiale rally al Safari di quell'anno. Un 2003 da dimenticare poi in Citroën convince lo scozzese a ritirarsi dalle corse. Per lui solo apparizioni spot a bordo di una Skoda nel 2005, al Rally d'Australia dove rischiò di finire a podio con la Fabia WRC ed al Rally di Monza.